Porta, Pippa, Pippa, no, no. Bravo. Esistono delle famiglie che hanno legato il loro nome alla storia economica e industriale del nostro paese. Una di queste famiglie è la famiglia Fiocchi. Io non credo che ci sia in Italia un cacciatore, un tiratore sportivo, un militare, comunque chiunque abbia posseduto un'arma, che non abbia mai sparato una munizione Fiocchi, una vostra cartuccia. L'azienda è nata ormai 140 anni fa. Se li porta benissimo, vedendo lo stato di salute attuale. E noi siamo venuti qua in questo magnifico posto nel Vercellese per cacciare i beccaccini insieme a Costantino Fiocchi, che di questa azienda è un dirigente importante di rilievo. Ci puoi raccontare qualcosa? Sì, io sono cacciatore da sempre, mia famiglia sono cacciatori da sempre. Mia mamma era cacciatrice, mio padre matto, ha 89 anni, continua a correre dietro a camosci e cervi. Io mi diverto da sempre, da piccolino, i primi colpi mio padre me li ha fatti sparare quando avevo 4 anni, c'è una foto con un passerino in mano, avevo 4 anni. E poi chiaramente... Poi voluto come cacciatore, dal passerino sono passato a caccia un pochino più serie, più, non direi più nobile, perché anche la piccola migratoria è una caccia nobilissima. E adesso il cane, per me il cane è l'apoteosi. Io caccio soprattutto in montagna, a galli e pernici bianche. E poi adesso la caccia in montagna è chiusa, quindi cerco e mi diletto a correre dietro ai beccaccini. Con un braco italiano? Con un braco italiano, sì. Sparo con il fucciletto qui, 410, che almeno quando li bolle i padello, vabbè, ma sparavo con 410. E quindi... Il grave sarà se dovessi padellare io, pur sparando fiocchi, perché sparerò col 12. No, vabbè, grave. I beccaccini si padellano, quindi la caccia è anche si padellano normalmente. Quindi allora, cominciamo.
dicono, io non sono gran competente, però dicono che il cane vero beccaccinista le pasture non le ferma, ferma il beccaccino e basta. Vedremo un po' di ferma e valle, infatti lì c'era la fatta di beccaccino. La Fiocca è stata fondata da mio bisnonno nel 1876 a Lecco e la sede storica è rimasta, è sempre stata quella anche fino adesso. Io quindi appartengo alla quarta generazione della famiglia, la quinta generazione, quindi un mio cugino è già presente in azienda e lavora anche lui. L'azienda è sempre stata totalmente in mano alla famiglia, diciamo eccetto il periodo della guerra in cui c'era stata l'occupazione tedesca. Dai, porta, Pipac, dai! Pipac, dai, porta, porta! Ti assicuro che i fagiononi qui del Simone non sono buoni, sono buonissimi da mangiare. Buonissimi. Questo sarà anche fuori da un bel pezzo, eh? Guarda che becco. Da fuori. Che vergogna, la caccia dei beccaccini con il fagiano da fuori.
nostre cartucce Magnum con piombo 9 in prima canna e 7,5 in seconda. 7,5 è un pochino grosso, però in questa stagione i beccacini partono abbastanza lunghi, i tiri sono abbastanza sforzati, 410 stringe molto, quindi anche a lunga distanza mi permette di fare dei tiri accettabili. A te invece ho dato delle cartucce caricate con i K6, che sono ideali per la caccia in climi freddi. I K6 hanno polvere poco sensibile ai cambiamenti di umidità e temperatura. Avremmo voluto che sparassi con 34 grammi e pallini del 9 che mi sembrano indicati in questa stagione. Ma la caccia beccacino mi piace molto perché permette di vedere il cane sempre, ci sono grandi spazi aperti, poi è un selvatico che il cane quando lo tratta bene è uno spettacolo, perché si vede alzare la testa, guidare, fermare a distanza. Poi la fucilata è una signora fucilata, perché Cino non per niente chiamato la saetta alata. E come ultimo direi che la caccia che si fa e che noi possiamo fare quando la mia caccia d'elezione, che è in alta montagna, pernici bianche e galli, quando questa termina, adesso in questa stagione, è un po' fine stagione anche per il beccacino, ma si può ancora fare divertendosi. Porta, porta, porta. Nove.
Bologna. Forza, bravo, 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 to, forza, porta, Giulia, to, bravo, bravo, porta, Giulia, to, porta qua, bravo, 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 ah, 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 bravo, 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 un po' al limite, questo riporto.